Allora, siamo con Luca Madonia, questa sera una serata importante, equilibri, tutti siamo diversi, un grande obiettivo, quello di abbattere le barriere non solo architettoniche ma soprattutto mentali. Sì, è un appuntamento sicuramente importante. Devo dire che quando noi cantanti possiamo fare qualcosa per sensibilizzare su un problema, per aiutare qualcuno, è sicuramente importantissimo e piacevole. Questa sera dobbiamo fare capire che insomma le diversità sono la normalità, ecco, soprattutto per quelle persone che affrontano la vita veramente con difficoltà quotidiane pesantissime. Ecco, ora il fatto di essere abile non vuol dire che fa superare determinati steccati, ma tutti hanno sicuramente diritto a vivere la propria vita nel miglior modo possibile. Allora, un grande cantautore italiano, mi permetto di dire, quali sono, a quali artisti ti sei ispirato? Ma io ho sempre dichiarato un amore folle per i Beatles che non appartengono alla mia generazione, però avevo il cugino più grande che me li ha fatti conoscere. Poi ho avuto la fortuna di vederli a Abbey Road, che uscivano dagli studi. Ero con mia madre, avevo 12 anni, in un viaggio a Londra dopo la scuola, per cui rimasi folgorato da questa visione, una fotografia di John Lennon fatta come da me a te a questa distanza, per cui ti lascio immaginare, è diventato il mio santino. A quel punto non avrei potuto fare altro mestiere se non suonare. Altri obiettivi futuri? Sto lavorando a un nuovo disco che è quasi finito, dovrebbe uscire i primi mesi del prossimo anno e poi ogni disco si porta dietro un anno e mezzo, 2 anni di vita con concerti, tournée, la verifica col pubblico. Sono varie fasi, quella di concepire i brani, realizzarli e poi quella live che è quella col contatto diretto. Devo dire che è sicuramente forse la fase più gratificante. Ok, A grazie. voi.